Comunque, visto che sono in questo momento di nulla facenza, con il ventilatore in alto acceso e adesso andrò anche ad asciugarmi i capelli se non voglio star male questa sera, vi parlo delle mie macchie. Credo che le avete anche viste nelle varie storie che mi stanno venendo e credo siano dovute alla gravidanza perché io non ce l'avevo prima, nonostante io veramente ogni giorno applichi la protezione solare. Però, niente. Questa è la situazione, spero che dopo la gravidanza sia a termine. Si chiama melasma, se non erro, e in teoria dovrebbero attenuarsi dopo il parto o forse dopo l'allattamento. Non sono preparata su questo. Comunque, spero che comunque ci sia una soluzione a queste brutte macchiette che mi stanno vedendo e spero che non me ne vengano altre. Mi state scrivendo in tantissime che purtroppo come me avete questo inestetismo e non sapete come fare. Io allora mi informerò se riesco a trovare qualche rimedio, qualche soluzione, anche se ahimè durante la gravidanza anche tanti prodotti non possono essere utilizzati, quindi credo che veramente l'unica soluzione, ragazze, visto che adesso andiamo al mare, ci esponiamo tantissimo al sole, è cospargersi di protezione a manetta, cioè ogni 2 ore riapplicarla per evitare che appunto queste macchie diventino ancora di più o si allarghino. Allora, nipotini belli, ottavo mese di gravidanza per la nostra Rosalinda Cannavò, e questo è un problema molto, molto diffuso durante la gravidanza, il melasma, il maledetto melasma gravidico, ma lei è sempre bellissima comunque, noi le auguriamo il meglio, sapete che la stalkeriamo, vi diamo sempre le ultime notizie, iscrivetevi al canale, lasciateci un piccolo like. Ciao!